Buongiorno mondo, oggi è la seconda puntata di questo gruppo che Calore Estile sta accendendo e oggi vorrei parlare della comunicazione. Tanti giovani mi scrivono che vogliono iniziare questa carriera nella bellezza e oggi vorrei raccontare ai giovani parrucchieri che mi seguono quello che io personalmente ho intrapreso tanti anni fa, come comunicare un qualche cosa alla cliente di turno. Allora, per iniziare a fare il parrucchiere dobbiamo imparare a comunicare. E come si comunica? Perché ogni persona che viene dentro un parrucchiere, ognuno ha un gusto particolare. E oggi vorrei svelare i segreti di un parrucchiere qualunque che ci lavora da tantissimi anni. Perché la differenza di un parrucchiere parte sempre dal saper comunicare o saper gestire quello che andiamo a insegnare. Sono un po' distratto perché sto andando in diretta dal gruppo aperto in questo momento di Calloria e Stile, che in futuro verrà fatto un po' più in privato, solo per gli addetti ai lavori, perché qualsiasi tipo di scuola, virtuale o non, passa attraverso un'informazione che ci aiuta a migliorare quello che dobbiamo fare. Allora, dice, ma come faccio a comunicare con una persona che io non conosco? Una delle cose primarie che dobbiamo fare come parrucchieri, dobbiamo imparare ad ascoltare le persone. Perché questo? Perché non abbiamo una bacchetta magica per indovinare quello che la persona, che desiderio ha di cambiamento. Perché ricordiamo, ogni volta che una persona va dal parrucchiere, al di fuori di qualsiasi cosa, delle volte si va dal parrucchiere per riniziare da capo un altro pezzetto di vita in un modo diverso. E i capelli sono fondamentali. Però per fare chiarezza in questo abbiamo bisogno di informazioni. Allora, nel momento che dell'accoglienza della cliente, la facciamo mettere seduta e cominciamo a fare delle domande. Ma che tipo di domande dobbiamo fare? Allora, tecnicamente dovremmo fare tutte quelle domande aperte, perché ci sono due categorie di domande. Ci sono categorie di domande chiuse, dove la cliente ti dirà o sì o no, o dove ci sono domande aperte, dove la cliente ci dà una descrizione di qualche cosa. Per esempio, domanda: da quanto tempo non tagli i capelli? E la cliente ci darà un tempo ben preciso, da un mese, da 3 mesi, da 6 mesi o da 12 mesi. Già quello è un'informazione che al parrucchiere necessita, e questo è il modo di raccontare alla cliente. Una cosa molto importante che vorrei raccontarvi. Io sto spiegandovi un qualche cosa, però le immagini aiutano molto di più. Adesso non mi trovo il libro guida, però in una prossima puntata vi farò vedere una tecnica di immagini da una parte, di parole dall'altra parte, come si possono. Vi posso solamente dire dei numeri. Una persona intende un qualche cosa con le parole il 4%, invece con le immagini
comunichiamo all'87%. Siamo molto più diretti per far visualizzare alla cliente un qualche cosa, un taglio, un colore, e possiamo anche fare una mescola non solamente di una fotografia, ma anche una mescola di tre fotografie, prendendo dei particolari del caso specifico. Per esempio, se io dovessi spiegarmi le basette, il capello moda Trump e il ciuffetto, mi ci vorrebbe tantissimo tempo. Invece con una fotografia io mi metto di posa, già comunico un qualche cosa che è reale, che già esiste. Nel momento che noi riusciamo, attraverso questa intervista, con parole aperte, che la cliente ci dà delle informazioni e non ci dica solamente sì e non, possiamo parlare di tutto, di politica, di scienza, di sport, malattie, qualsiasi cosa, però dentro questa intervista che noi andiamo a fare alla cliente dobbiamo avere chiarezza, perché dobbiamo tirar fuori la motivazione della persona, perché si taglia i capelli, perché si fa il colore, eccetera. E questo necessita di queste famose parole aperte. Per esempio, un'altra tecnica molto semplice è: mi puoi raccontare la storia dei tuoi capelli? E lì poi potrai scoprire tantissime cose, da un'affluenza a un altro parrucchiere dove non hai interpretato bene quello che sono le esigenze personali dell'individuo, a mesh fatte in casa, fatte male, permanenti, stiraggi, o tutto quello che la pubblicità in TV pubblicizza molto semplicemente, proprio perché la gente se lo possa fare in casa, perché tante volte succede che andiamo a riparare danni fatti da una pubblicità, secondo me, non tanto buona, ma anche un po' ingannevole, perché le immagini, le pubblicità delle immagini comunicano: mettiti questo colore e ti verrà uguale alla modella. Questo, secondo me, non è vero. E allora dobbiamo rieducare la clientela a questa comunicazione dei mass media per fare lo stesso colore tutta una popolazione uguale. No, invece io credo che sia la personalizzazione individuale per ogni singolo individuo, che il parrucchiere, attraverso la sua professionalità, iniziando con queste famose parole aperte, per sapere quale tendenza c'è della cliente, che desiderio ha. Di conseguenza, per tutti i giovani che iniziano questa attività, vi consiglio di studiare questa tecnica di queste parole aperte, per stare molto accorti a che è il desiderio, perché io credo che un taglio, un buon colore, a livello tecnico si possa imparare molto velocemente. Però questo meccanismo lo possiamo abbinare a una comunicazione che è primaria, ricordatevi, è primaria. Un buon parrucchiere di esito deve saper interpretare l'esigenza della persona. Le mode, i tagli, sono tutto un qualche altra cosa, che andremo a parlare anche di questo qua. Però adesso, in questa prima lezione, in questa tutorial di comunicazione, dobbiamo esercitarci a far, per tutti quei giovani parrucchieri che già stanno lavorando o nelle scuole o in un parrucchiere, di cominciare ad ascoltare le persone, e quello è il linguaggio verbale. Poi c'è anche un linguaggio del corpo, come si pone, come si mette, via dicendo, ma spero di parlarle su un'altra puntata, perché anche quello è una bella scienza che ci aiuterà. Allora, l'esercizio di questa puntata è
iniziare ad ascoltare le persone per vedere la storia. Una cosa molto importante, la prima parola che ogni persona quando interagisce con il parrucchiere è la parola dominante in quella giornata o in quel periodo di tempo. Nel momento che sappiamo quella informazione è, tra virgolette, un cavallo di Troia per aiutare la cliente a poi creare nitidezza in quello che noi andremo a proporre. Ok? Bene, io credo per iniziare questo tutorial l'esercizio ce l'avete. Quando arriverà la cliente la fate mettere seduta con tutto il savoir-faire del parrucchiere e cominciamo a fare qualche domanda aperta. Per esempio le parole chiuse sono: hai lavato i capelli oggi? Quella ti dirà o sì o no. Come hai lavato i capelli oggi? Non ti può dire se sì e no, ma ti dirà che shampoo ha usato, come l'ha usato, dove l'ha usato, se c'è il professionale parrucchiere che già gli fa un trattamento. E quelle sono tutte informazioni che servono per poi proporre uno stile. Bene, mi sono dilungato abbastanza, per oggi va bene. La prossima volta vorrei parlare di questo libro guida con le immagini per farvi vedere come utilizzare al meglio questa comunicazione visiva che è fondamentale per avere esito nella parruccheria e avere successo e accontentare le clienti. Bene, Francesco Gravallori vi augura buon proseguimento a tutti i compagni parrucchieri. Parlo anche con amici italiani parrucchieri. Caloria e Stile sta prendendo dei contatti nuovamente in Italia e perché no? Qualche corso di comunicazione fatto dal Caloria in Italia potrà accadere. Per il momento è ancora presto, però ci stiamo lavorando in base al vostro riscontro. Questi video che io sto facendo sto proprio notando questo modo di insegnare possa piacere o non, ma stiamo iniziando per fare un grande lavoro insieme a voi giovani che mi interessate moltissimo, perché veramente avete un'opportunità di cambiare la vostra vita a livello lavorativo e trovare un aggancio per essere eccellenti in quello che fate. Grazie dell'ascolto, Francesco Gallori, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!